Ok, e dopo 10.000 prove per trovare la postazione giusta, eccomi qua a fare qualche video anche in vacanza. E questo video qua è specificatamente per chi va a nuotare, ma non solo, nel senso che è un buon stretching dinamico da fare prima di andare a nuotare e anche dopo quando si ritorna se si è nuotato molto. Io sono Renata Gallon-Possumai, insegnante del metodo Feldenkrais in vacanza, però qualche video provo a farlo. Ok? Quindi sentite da seduti, magari visto che siamo già seduti, non facciamo l'ascolto da distesi. Come state seduti? Com'è la vostra postura? State per andare a nuotare, quindi ascoltate le vostre spalle, le vostre braccia e sentite come in generale state. Ok? E adesso andiamo a distenderci e andiamo a provare qualcosina di interessante. Quindi io mi metto così, così potete vedere meglio. Magari qualche secondino giusto da distesi. Io qua sono in discesa, spero che voi siate dritti per sentire come sta il vostro corpo da distesi. Sentire bene tutte le parti della vostra schiena. E poi chi vuole, beh, meglio che tutti mettiamo i piedi in appoggio con le ginocchia piegate, così la schiena si rilassa. Prima di andare a nuotare abbiamo bisogno di rilassare la schiena perché qualcuno magari la sforza troppo nuotando e allora dargli un po' di sollievo prima e dopo non sarebbe male. Ok, e poi andiamo a sollevare il braccio destro. Ok? E con la mano sinistra andiamo a prenderci il polso destro, diciamo passiamo sopra la mano e grosso modo la mettiamo qui, no? E con le dita chiudiamo il polso in modo che la mano sinistra possa trascinare il braccio dove volete voi, ok? E iniziamo da subito a trascinare con la mano sinistra, il braccio destro dovrebbe rimanere come rilassato, con la spalla destra rilassata. E andiamo a portarlo verso sinistra, cioè il braccio sinistro trascina il braccio destro verso sinistra. E giocate con questa cosa qua, sentite cosa fate per portare il braccio destro verso sinistra, cosa vuole fare la vostra testa. Se veramente potete, rilassare la vostra spalla destra, se il braccio destro può rimanere com'è, che cade giù rilassato, sorretto solo dalla mano sinistra o magari lo state trattenendo. E continuate sentendo anche cosa succede alla spalla sinistra, alla colonna e iniziate anche a sentire cosa fate con il resto di voi. C'è qualcos'altro di voi che si attiva per farvi fare questo movimento. E magari se avete sempre girato la testa verso sinistra, provate qualche volta anche a ruotare la testa verso destra, giusto per strecciare un pochino il collo, non esagerate. Così provate, visto che Moshe Feldenkrais dice sempre che bisogna fare due scelte, tre meglio ancora, e più scelte si fanno meglio è. Sentite che effetto vi fa trascinare. E poi allungate tutto, riposate, allungate le gambe, portate le braccia a fianco del corpo e sentite se qualcosa si sta già modificando sulla vostra spalla destra, magari rispetto alla spalla sinistra. Sapete che il metodo Feldenkrais lavora spesso facendo tutto su un lato in modo che poi possiate sentire bene le differenze perché il nostro cervello percepisce molto, capisce, impara attraverso le differenze. Ok? E mentre siete lì che aspettate e riposate un po', provate a pensare, usavate una gamba, un piede, chi è che vi aiutava a sollevare l'anca destra? O magari non la sollevate l'anca destra, facevate tutto solo con la parte alta della schiena. Quindi adesso riportate i piedi in appoggio, riportate il braccio destro verso il cielo, non serve che dico soffitto, adesso posso dire il cielo. Portate la mano sinistra che prende il polso destro e iniziate a trascinare il braccio verso sinistra,
e semplicemente osservate se voi portate solo la parte alta del busto verso destra oppure se sollevate anche l'anca destra. Quindi andate a fare prima ad osservare cosa fate e poi andate invece a fare una volta sollevate anche l'anca destra e portate il braccio verso sinistra e una volta invece andate solo con il braccio destro verso sinistra senza sollevare l'anca destra. Così fate anche una interessante differenziazione. Osservate dove spontaneamente va la vostra testa e anche qua se volete potete fare il contrario, sia quando sollevate l'anca, sia quando portate solo il braccio. E mentre continuate a giocare così, se poteste allungare una gamba per usare di più la spinta di un piede, per aiutarvi ad esempio a sollevare l'anca destra e portare veramente tanto verso il pavimento il braccio sinistro e di conseguenza anche il braccio destro. Quale delle due gambe sarebbe? Provate magari una gamba prima, non so, mantenete la destra piegata e la sinistra allungata e provate a vedere se questo vi aiuta ad allungare di più il braccio sia quando sollevate l'anca destra e andate a portare di più il peso sull'anca sinistra e la spalla sinistra, sia quando non andate a sollevare l'anca destra e usate solo la parte alta del torace. Poi cambiate gamba, piegate la sinistra e allungate la destra e provate a vedere se è più facile per voi trascinare il braccio destro verso sinistra. In questa possibilità, magari è più facile se avete quando non sollevate l'anca, perché credo che sarebbe un po' difficile sollevare l'anca in questa situazione, però insomma, potete provarci. Ok, e poi lasciate andare tutto, allungate anche la gamba sinistra, vi riposate sulla schiena, sentite cosa sta cambiando. Sul lato destro, sul lato sinistro, per il corpo. Magari qualcuno avrà la sensazione già di co così che la gamba destra è più lunga rispetto alla sinistra. E se portate indietro le braccia, magari la sensazione è che anche il braccio destro è più lungo rispetto al sinistro. Il che vuol dire che magari tutti gli estensori dietro della schiena si sono un po' allungati, rilassati, e per nuotare essere più lunghi è molto importante perché quando la braccata va in avanti e si allunga è molto bello sentire. Provate ad allungare il braccio destro verso il dietro di voi e scoprirete che è molto interessante vedere come si allunga bene. Provate magari anche con il sinistro e notate che è magari più difficile per me, per voi fate le vostre considerazioni, magari fate una volta allungate il braccio destro, una volta allungate il braccio sinistro e vedete quale delle due braccia è più, potrà essere più funzionale per la bracciata in avanti. Ok? Potete fare la stessa cosa anche con le gambe, magari riportate un attimo le braccia lungo i fianchi, provate ad allungare la gamba destra come per allontanare qualcosa da voi con il tallone. E sentite se è disponibile ad allontanarsi, magari più della sinistra. E fate una volta a destra, una volta a sinistra. Ok? Magari riportate le braccia indietro e provate a sollevare il braccio destro e la gamba destra verso il soffitto e sentire se sono il peso, non tantissimo, bastano pochi centimetri, se volete anche tantissimo, decidete voi. E sentite, e poi provate con la sinistra. Magari può succedere qualcosa anche di interessante, che avendo rotolato sempre sul sinistro, chi lo ha fatto bene e ha portato tanta presenza anche sul lato sinistro, può essere che vada meglio di come siete abituati anche a sinistra. Però se riprovate con la destra, forse potete sentire come magari è diventata più leggera la parte destra. Ok?
Ok, e naturalmente chi ha fatto il Selling per tanti anni prova a fare un po' di 6-12 e scoprire se va meglio a destra rispetto a sinistra. E la cosa interessante è fare anche il 3-9 e scoprire se per caso è più facile andare verso sinistra, cioè sollevare l'anca destra grazie a quello che abbiamo fatto. E per ultima volta allungate la gamba sinistra e provate a trascinare il vostro braccio verso sinistra. Fatelo sia con la testa che va a guardare bene, gli occhi vanno a guardare il braccio, e sia andando dall'altra parte. E ciao ciao! E divertitevi anche a fare questo fantastico allungamento. Ok? Bene. Ok, aspetta, dove mi alzo per farlo bene? Oh, sì. Ok, spero vi sia piaciuta. È una piccola parte di una lezione molto bella e un po' complicata perché ha tantissimi passaggi, però qualche pezzettino spero di regalarvelo. Adesso si sta già arrivando gente in spiaggia, quindi dovrò ritornare domani mattina alle 6 presto perché così posso fare qualche video. Un abbraccio a tutti da Cherso, dalla Croazia, e buone vacanze a tutti e spero di avervi fatto un po' di compagnia perché sono stata un po' assente, mi sono goduta la vacanza. Un abbraccio, ciao ciao, grazie per iscrivervi, mi mancano solo credo 40 persone per arrivare a 1000 iscritti e questo mi fa tanto piacere perché insomma vuol dire che è un argomento così raro e complicato. Sì, non lo conoscono molto il Feldenkrais in Italia, quindi con un settore così piccolo arrivare a 1000 iscritti per me è una grande soddisfazione. Grazie, grazie, grazie.